Buongiorno, il lavoro di oggi consiste nella riparazione di questo binocolo Bushnell 12x50. È un binocolo che è caduto e un prisma si è spostato dalla sua sede, anzi, può darsi pure che la molla è rotta, quindi non lo possiamo sapere. Infatti, non so se sentite praticamente il movimento. Naturalmente, guardandoci attraverso, quello che risulta proprio scollimato è il lato destro. Allora, questa tipologia di binocoli ha una problematica, che sono rivestite di gomma termosaldata. Significa che in pratica sono state applicate queste gomme, mediante il calore si sono saldate. Purtroppo per riparare questo, diciamo, oltre ad avere un costo alto, bisogna tagliarle per poter accedere nel vano dove si trova il prisma. Quindi, diciamo, è un'operazione che se il binocolo non costa poco, lasciate perdere perché è costoso. Seguitemi. Trovate il problema. A seguito della caduta, la molla che trattiene il prisma si è spostata in questo punto e qui non ha più la forza di trattenere bene il prisma. Di conseguenza, il prisma si muove continuamente. Lavoro concluso. Come vi ho accennato precedentemente, il problema di questo binocolo consisteva nel separare la gomma e quindi l'ho dovuta tagliare con precisione, e in effetti, diciamo, con la lente di ingrandimento si vede, diciamo, ah, lì sei andato, però, diciamo, in compenso, diciamo, è venuto un buon lavoro, meglio di quello che mi aspettavo. Se avete anche voi problemi del genere, potete contattarmi. Vi ringrazio ancora una volta e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!